Ehi la ciurma, io sono Mazza Testa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Origins, in cui andremo a iniziare la campagna di Liliana Vess. Se Liliana Vess è la zona in cui vivi sul piano di Dominaria è dilaniata da una guerra che ha consumato la tua famiglia, i tuoi studi sugli incantesimi di guarigione si rivelano utili, ma le devastazioni della guerra ti spingono a esplorare anche arti proibite. Dopotutto, perché precludersi l'uso di alcuni strumenti in tempi così difficili? Beh, forse perché se sono proibite ci sarà un motivo? È ancora tutta allegra. Che giovincella. Tuo fratello Yosu è tornato dal campo di battaglia mortalmente ferito. Nel disperato tentativo di salvarlo, prendi di una pozione curativa dal misterioso uomo corvo. Anziché guarirlo, però, la pozione trasforma tuo fratello in un orribile non morto intenzionato ad ucciderti. Oddio, non bueno, quindi vuol dire che dobbiamo seccare nostro fratello per il fatto che ci vuole uccidere? Questo pollice non mi sembra del tutto naturale. Yosu il maledetto. Allora, vedremo un po' come funziona questa partita. Allora, paludi, ghoul barcollante. Ma proviamo a mantenere, in realtà non so quanto, come sia fatto questo tipo di mazzo. È da capire un attimo la strategia che il gioco vuole che noi utilizziamo. Nello scorso Magic da quel punto di vista era più interessante, nel senso che ognuno andava a crearsi il suo proprio mazzo, mentre qua ti vincola un po' ad avere la tua, cioè la sua strategia. Allora, andiamo con un Ghoul barcollante. Rinascita crudele distrugge una creatura non zombie bersaglio. Mago, Sifone di Urborg. Scarta una carta, ogni altro giocatore perde 2 punti vita. Guadagni punti vita pari ai punti vita persi in questo modo. Ok. Oh, chi è? Goblin barcollante. Tutti che barcollano qua. Quando il Goblin barcollante muore, una creatura bersaglio controllata da un avversario prende -1/-1 fino alla fine del turno. Ok, io andrei con un altro Ghoul però. Sì. Ah, forse posso giocare anche questo effettivamente, sì. Giochiamo anche questo perché non si sa mai. Questo qua appunto cos'è che stava dicendo? Distrugge una creatura, non può essere rigenerata. Riprendi in mano fino a una carta zombie bersaglio dal tuo cimitero. Attacco, attacco. Non mi blocca perché altrimenti ci muore. E prende 2 danni. Io bloccherei con questo perché quando muore posso dare un -1/-1 a una carta dell'avversario e quindi a questa. Conferma. Se non ho capito male. Ah! Ok, mi è fregato. Ah, posso dare un -1/-1 anche lui? No, non posso, infatti. Chissà perché mi fa intargettare anche lui. Beh, mi infligge solo un danno in meno, niente di che. Vabbè. Ah, il blocco ha funzionato lo stesso. Non gliel'ho ucciso, ma il blocco ha funzionato lo stesso. Ottimo.
Io attaccherei con tutto. Niente blocco, prendiamo due danni. Questo è considerato come zombie? Cos'è? Rapinatore di strada. Quando rapinatore di strada entra nel campo di battaglia, un avversario bersaglio perde 2 punti vita e tu guadagni 2 punti vita. Ottimo, quindi noi perdiamo punti vita e lui ne guadagna. Ottimo, fino a un certo punto zombie. Ah no, ok, questo è zombie, quindi può servire per questo. Quindi ripassa in vantaggio. Ma questo non ha senso perché fino a una carta zombie bersaglio dal tuo cimitero, ma non ho carte zombie nel cimitero. Ma io vorrei provarla comunque. E lui dice attacca con uno. Ma attacchiamo con uno. Però quello l'ha mandato nel cimitero, non dovrebbe averla eliminata per sempre. Ah no, distruggi. No, non è esilia. Allora, imp del dagadromo. Volare, legame vitale. Non mi piace. Non voglio la missione abilità. Allora, qua c'è un corvo necrofago che ha volare ed è più forte del suo drago, del suo imp. Quindi lo andrei a giocare, e giocherei anche il Goblin Barcollante, tanto che abbiamo mana. E io attaccherei con tutte e due. Ok, uno mi ci muore. Cribbio, mi secca questo. Mi secca il corvo, mi secca il corvo. No bueno, allora io difenderei con questo. Per provare a fare la tattica di prima, che prima non ha funzionato perché aveva l'istantaneo. Ok, ora ha funzionato. Ottimo, e siamo in una situazione di vantaggio, ma svantaggio. Nel senso che lui ha comunque... perché non posso fare rinascita crudele? Ah, perché non posso distruggergli una creatura. LOL. Però è istantaneo, posso farlo anche durante il suo turno, quindi. Allora, attacchiamo con questo Ghoul Barcollante. E infliggiamogli un po' di danni. Visto che lui continua a rubarci vita, sto pezzente. Dobbiamo insegnargli... come girano le storie qua, Sta calmo. Allora, spirito struggente. Spendi solo mana nera, mana nero per X, ok. Lo spirito struggente infligge GX danni a una creatura o a un giocatore, bersaglio. E tu... se... quindi cosa vuol dire? 1 e 1. Quindi mi fa 4 danni e lui ne prende 4. Ah no, qua! Ah, beh, dai, meglio. Meglio così, dai. Attacca, sì.
Perché quando ho un mazzo nero non ho niente di lifesteal? Scusa un attimo, mentre lui ce l'ha. Cioè lifesteal nel senso che continua a succhiare vita a me e a tutte le mie creature. Porca d'una miseria, questo non mi piace. Di nuovo un rapinatore di strada. Quindi io perdo 2 punti vita e ne guadagno 2. Ma se usassi... Boh, mi diceva di... Ehi. Perché non mi fa giocare la carta? Ehi. Scusate un attimo, Devo solo... controllare una cosa. Ecco, infatti, non so come, ma ogni tanto il volante mi va in conflitto con le altre applicazioni. Lo stava prendendo come controller ora. E quindi mi stava muovendo in automatico il tutto. Scegli una creatura da riprendere in mano. Allora, io prenderei l'uccello, sì. O il gaul. No, prendiamo l'uccello. Confermo. E posso anche già giocarlo. Ottimo! Questa qua invece è come cosa addizionale per lanciare le schegge d'osso. Sacrifica una creatura. Distruggi una creatura a bersaglio. Ah, beh, dai, non è male. Come situazione. Anche se continuiamo ad avere sempre meno vite di lui, porca d'una miseria. Qual è la strategia che dovremmo attuare in questo mazzo? Mannaggia la miseria. Se quando metto delle creature lui me le distrugge e quando lui gioca creature io perdo vita e lui ne guadagna. Di nuovo un imp del dragodromo con legame vitale. Perché non abbiamo un lifesteal noi? Un giocatore bersaglio pesca 3 carte e perde 3 punti vita. Se non altro perde 3 punti vita. No, non mi serve utilizzare questo solo per quell'imp. Cioè, fosse una creatura forte, ok, ma... Non voglio usare... Non voglio sacrificarmi una creatura per quell'imp del manga. Allora, lui mi direbbe di attaccare con tutte e due. Ma poi come lo blocco questo? Beh, 1-1. Però quello 1-1 gli farebbe recuperare vita. Vabbè, ne andiamo. Fidiamoci. Allora, lui non blocca e si piglia 3 pizze in faccia. Il problema è che una la recupera e una ce la toglie. Quindi noi andiamo a 13 e lui a 14 adesso che attacca. No, non voglio schegge d'osso. L'ho capito, legame vitale. Oh, fin tanto che non mi faccio la missione abilità continuerà a dirmelo, porca di una miseria. Ah, un altro imp del Dagadromo. Dagadromo. Boh. Un gatto nero. Volevo un gatto nero. Nero. Ed è proprio nero. Quando il gatto nero muore, un avversario bersaglio scarta una carta a caso. Sì, ok. Ma io potrei usare anche lo schegge d'osso. Sì. Sacrifico questa per distruggergli quella. Gli metto un -1/-1 a questo, così gli distruggo tutte e due al costo di questo imp. Di questo imp, di quel goblin traballante. Allora, io attaccherei con tutta. In questo modo gli posso fare 4 pizze in faccia. Ottimo. Vediamo cosa gioca. Gioca qualcosa? No. Ha anche solo una carta. Schegge d'osso non mi serve. E non posso neanche giocarlo. Attacco con tutto. Gli faccio 5 danni. Vediamo se riesco a
restare in questa situazione di vantaggio con lui senza carte. Se per caso dovesse giocare un'altra creatura potrei eliminargliela con schegge d'osso, effettivamente. Due danni a una creatura bersaglio, quindi mi uccide il corvo e lui recupera due punti. Ah, però ho un altro Gaul barcollante. Solo questo giro gli posso infliggere solo 3 danni. E portarlo a 4. Siamo in una situazione di vantaggio, Teniamolo a mente. È di discreto vantaggio, abbiamo comunque 9 punti in più. Ah, vabbè, istinti suicidi proprio. Ah, oddio, una folla di Gaul. No bueno, però io ho più creature di lui. Ah, potrei utilizzare lo scheggio d'osso effettivamente per distruggergli una folla di Gaul. Allora, il corvo necrofago lo gioco, sì. E poi utilizzerei le schegge d'osso per seccargli quella al costo del gatto. E tu scarti una carta, così proprio. Una palude. Adesso attacchiamo con tutto, confermiamo l'attacco e dovrebbe essere concluso. Abbiamo ucciso il nostro fratellino. In pratica, durante tutto questo. No, beh, spero che questo corrisponda a sei riuscito a salvarlo dalla sua demoniazione demoniaca. Ok, Liliana è vincitrice. E vediamo un attimo che succede. La magia oscura al centro delle tue ultime ricerche ti salva da Yosu. Ma aver visto la morte così da vicino è sconvolgente. Senti svanire il mondo che ti circonda. Un attimo prima eri tra le rovine del maniero Vess. Adesso ti ritrovi in un cimitero sconosciuto su un piano ignoto. Oddio. Ti ho detto che non era un'ottima cosa quella di fare tutte queste porcherie con la magia nera. Tu non mi hai ascoltato e quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio a capire che cosa succederà a questa Liliana Vess che è un po' pazzoide. E dal faccino carino qua in fondo sembra che si caccerà in guai, mica tanto interessanti. Cioè, mica tanto allegri. Io vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. La mia pagina Facebook è in descrizione. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video che sarà giovedì prossimo, se non erro. Ciao a tutti!